Celebrazioni importanti questa mattina a Reggio Calabria per il 170° della Polizia di Stato. Ieri, già nel pomeriggio, presso la sala Callipari della Questura di Reggio, il direttore centrale anticrimine, il prefetto Francesco Messina, ha incontrato i dirigenti e i funzionari della Polizia, portando i saluti del capo della Polizia, il direttore generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Lamberto Giannini. Nell'occasione il prefetto Messina ha ribadito l'importanza dell'attività di prevenzione e sottolineato il ruolo strategico dell'attività investigativa svolta dalla Questura di Reggio nel contrasto alla criminalità organizzata. Il direttore centrale anticrimine ha partecipato anche questa mattina alle celebrazioni del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, che ha avuto luogo in Piazza Castello a Reggio Calabria, una location suggestiva che ha visto schierati gli uomini della questura per una cerimonia importante e toccante. Il 170° si è celebrato, oltre all'evento pubblico che si è svolto davanti alle autorità militari, civili e religiose. Il luogo individuato, ovvero Piazza Castello, è servito per consentire che la cerimonia si svolga il più vicino possibile all'intera collettività. Il senso è che la Questura vuole raccontarsi. L'obiettivo di questa iniziativa è quello di dare ai cittadini e di far comprendere meglio quella che è l'articolazione interna dell'amministrazione della Polizia di Stato, proprio per cercare di far crescere e rafforzare il legame che ha la Polizia di Stato con il territorio e con chi ovviamente lo abita. La manifestazione di quest'oggi è stata preceduta per tutto il mese da un racconto di tutte le varie anime di cui la Polizia di Stato, presente nell'intera provincia di Reggio Calabria, si compone. Sono state utilizzate in primo luogo le immagini. Ad ogni ufficio, infatti, è stata associata una foto accompagnata da una breve didascalia che ha espresso l'essenza più profonda.